Vamo, Eccoci qua! Buongiorno! Oggi iniziamo così a bomba, senza presentazione, perché non so dove siamo. In questo momento abbiamo appena passato Firenze Sud con una coda chilometrica al casello, ma noi stiamo andando. Siamo al chilometro 307. Ciao Andrea, buongiorno. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Allora, oggi questa è la chiacchierata numero 531 dall'inizio dei tempi e 166 del 2022. C'ho il copilota che mi fa anche da assistente. Questi numeri sono gentilmente offerti da Mental Bio, Zenzero e Limone. E le code in autostrada sono gentilmente offerte da Autostrade per l'Italia S.P.A. Bene. Andrea, puoi dire quello che vuoi. Che cosa state facendo? Perché siete in macchina? A me mi hanno detto devi andare faccio, a Roma. La faccio io l'intervista. Vai da Russo, accento. Poi vai a Roma, io non l'ho ancora capito sinceramente. Anzi, speravamo che ce lo spiegassi tu. Corremmo l'anno 2021, quando un bel giorno, il 25 di luglio, fu ingaggiato. No, era il 24, dicendo: Lucio, domani devi essere a Cortona. Ci serve il miglior fotografo su piazza, perché stiamo andando a fare il primo raduno nazionale, saremo tanti e quindi ci serviva qualche foto ricordo, un po' come quelle ai matrimoni che passano per i tavoli e poi dopo ti chiedono la foto a 5 euro praticamente. No, scherzo. Però insomma, sì, è cominciata proprio così l'altro anno. Lucio ha fatto un meraviglioso lavoro. Se dovessi andare via alla linea, questa... così vai avanti. Siete in galleria? O siete voi in sì, galleria? Ma o tu vai avanti a oltranza, perché se dovesse cadere la linea, poi dopo ci colleghiamo con un altro telefono. Va bene. E quindi quest'anno, 18 e 19 giugno invece, per il secondo raduno nazionale di Cultura Italia, abbiamo chiesto a Lucio di essere di nuovo con noi, insomma. Mi fa molto piacere, io in questo momento sto al Caffè Letterario, che è uno dei due spazi che in questo weekend saranno, diciamo, riempiti di cultura grazie a Cultura Italia e grazie a voi che state arrivando, e come voi state arrivando in questo momento, tante altre persone stanno arrivando da altre parti d'Italia e anche da fuori Italia. Ho appena salutato Marco Veronese, che veniva dall'Ungheria, era appena arrivato a Budapest ed è venuto qui a trovarci, così come Alessandro Iba, e tanti sono già venuti oggi, passati oggi per un saluto. Noi stiamo allestendo le ultime cose, stiamo facendo gli ultimi ritocchi. Abbiamo anche la sala per la sala blindata per il contrabbasso, quindi insomma bravo, abbiamo tutto, abbiamo il microfono. La sala blindata è gentilmente offerta da Mental Bio, Zenzero e Limone. Prendi il telefono, fai vedere dov'è il tuo bambino. Allora, si vede, non so se si vede. Si vede? Eccolo, dritto per lungo. Eccolo. Sì, si vede, eccolo è una cosa lì, nera, lì, però insomma. Vedi. Ma sai, ma scusa, ma Lucio, ma che macchina c'hai? È lunga 8 metri. Gentilmente offerta da Mental Bio, Zenzero e Limone. La macchina. No, c'è che ho staccato. Comunque, ragazzi, perché il bambino era molto molto grande e allora ho fatto prima a togliere un sedile. E quindi adesso da oggi in poi ci avrei la macchina con sedile di meno, praticamente. Questa è la sballo mobile. Per Cultura Italia questa... quella che hai visto l'anno scorso. No, non me la ricordo, Lucio, devo essere sincero. Ma dove ha dormito Cristian Morgan? Aspetta, aspetta, tu leggi copilota, leggi Annalisa. Allora Annalisa Bizzarri dice: "Allora è vero, non è una favola. Secondo raduno di Cultura Italia." Sì. Saluto Annalisa, stiamo preparando anche per lei le location, perché adesso ovviamente siamo in pausa, ragazzi, non so se si vede quanto siamo sudati, ma abbiamo spostato l'ira di Dio, abbiamo fatto il soundcheck, abbiamo fatto tutta una serie di... No, un soundcheck, quello si farà domani, Fabio lo farà domani, gli altri faranno domani.
abbiamo provato pensa, che scusa Andrea, che noi per poter parlare con te, pensa quanto ti amiamo, abbiamo e poterti sentire, che sei nel caffè letterario, abbiamo spento il clima, quindi noi siamo qua che stiamo stiamo alitando addosso, stiamo patendo un caldo porco gentilmente offerto da Mental Bio. Cambia. Ah, sono, queste sono buone. Queste sono buone, però ci sono anche le mie. Ci sono anche le gelée Coop frutti di bosco. Quelle però dobbiamo tenere, quella ritorno. Dobbiamo tenere i finestrini sollevati perché se no non si sente niente. Ah, c'è anche capito, il brusco delle terme del colesterolo. Lucio, se vuoi io urlo, però più di così mi pare di capire che non è possibile. No, no, ma va bene. Sto urlando. Ma si può dire cosa ci sarà in questi 2 giorni di raduno? Ti ringrazio molto per la domanda. Allora, innanzitutto diciamo che iniziamo domani alle 15 in un luogo storico molto conosciuto a Roma, con una grande tradizione culturale, che è il Caffè Letterario. E lì dalle 15 alle 16 ci sarà un primo momento in cui potremo finalmente riabbracciarci, incontrarci, stare insieme, fare come dice Lucio, come dice Fabio, dare un corpo alle voci. E quindi sarà secondo me un momento molto 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 bello. E dopodiché ci sarà una discussione sul nostro club e sul social, su Club Scultura Italia e su Clubhouse, e poi cominceranno tutta una serie di attività, di situazioni culturali fino alle 8, cioè per tutto il pomeriggio, in cui ci saranno numerosi interventi, verranno molti amici a trovarci, a discutere con noi, tutti esponenti del mondo della cultura. La sera andremo a cena, perché anche la cena, insomma, anche il mangiare è cultura. Ma te sai che cosa voglio io, ma te sai che voglio mangiare? Sì, oggi ti ho detto che non vuole mangiare delle Mental Bio Zenzero Limone, vuole mangiare altro. Vabbè, ho capito che scusa, c'è Maria Lenzo che dice no, l'alcol no, ok? No, invece anche l'alcol. No, noi non facciamo uso di alcol. Loro no. Aspetta, l'alcol, perché noi siamo acculturati. Acculturati. Ah, la rossa Amleto. Ragazzi. Amleto. Amleto. Okay. Però ci tengo a dire che è vuota, sì, come la bottiglia di prima delle terme di colesterolo. Sono tutte vuote, sono tutte cime, vuote. Cime. Sì, abbiamo bevute allora prima di salire in macchina. No, scusa. No, diciamo che invece... Aspetta portare... che faccio, oso fare una cosa bella. Ok. Un attimo di respiro. Siamo fermi. Aspetta che prendo l'aria. Siete andati in una piazzola di sosta? No, aspetta, impostazioni, videocamera, guarda. Camera posteriore, questo è il casino che c'è. Ma che altezza, a che altezza state, Lucio? Siamo copilota, dove siamo? Noi siamo in autostrada. No, questo sì, ma a Orte ci siete arrivati? No, sì, a Orte. Orte c'è ancora 2 ore. Allora, aspetta, siamo a... Aspetta, glielo chiedo a questo. Vicino a Calcedonia, sicuramente. Che è Calcedonia? Palazzolo, Salceto. Ah, mazza, Palazzolo. Aspetta, Figline, inciso Valdarno. Sì, ho capito perfettamente. Ragazzi, il problema è che siamo partiti 3 ore fa. Posso dire una cosa? Allora, l'altro anno il primo raduno di Cultura Italia a Cortone è stato famoso per 2 persone, cioè Michele Fiore e Cristian Morgante, che in una macchinina 50 ci hanno messo 15 ore per raggiungere il raduno. No, adesso non secondo ce la tirare, scusa, secondo Andrea, me, ti voglio bene, ma non ce la tirare. Quest'anno il record viene battuto, adesso conosco un po'... No, abbiamo trovato una macchina ferma a lato con la polizia e un tir in galleria fermo bloccata nella corsia di marcia. Anch'esso gentilmente offerto da Mental Bio Zenzero Limone. Comunque, dicevamo, domani sì, si comincia alle 15, città dell'altra economia, zona Testaccio. Si andrà avanti fino alle 20.
poi dalle 22 invece saremo al caffè letterario dove mi trovo adesso. Tra l'altro non so se posso anch'io con la camera, non voglio, no, non voglio fare casini, ma forse aspetta, No, girando, ci sei tu, sì. giro, Adesso giro la wow. camera. È un posto veramente molto molto particolare, molto bello. Saremo qui dalle 22 fino all'una di notte. E, insomma, per divertirci, per stare insieme. Sentiremo anche Fabio con Checco che suonano. Ci sarà un evento importante che è la proiezione del film partecipato sui borghi, a cui teniamo tantissimo perché è un film che è stato creato da Cultura Italia, lavorando, meglio, da Enzo Aronica, Gaia Riposati, Clarissa Mannino ed altri, che è durato, a cui anche Annalisa tra l'altro ha partecipato, non so se c'è ancora, che ci sta sentendo e che dopo un anno e mezzo finalmente ha trovato il suo compimento e da settembre verrà anche proiettato nelle sale cinematografiche. Quante persone si sono iscritte al raduno? Più di un centinaio, probabilmente un po' più di un centinaio, però se tu mi chiedi in questo momento quante materialmente verranno, non ti so dire, perché tanta gente non si è iscritta, e verrà lo stesso. Tipo per esempio oggi ho scoperto che sia Tiziano Storti che Alessandro Ibba che Paolo Pessotti che faranno addirittura lo spettacolo non si sono iscritte, per cui non appaiono ma ci saranno. Sì. E qualcuno ha avuto qualche problema, qualche impedimento, quindi non so dire, non so dire. Comunque Sì, saremo. io ero impedito fino a lunedì perché ho anticipato. Esatto, ma è un po' tutto così, un po' è una grande. Vabbè, ma secondo me saremo il giusto per divertirci la grande, qualunque numero sia, insomma. E poi va bene, cioè è bello in quanti siamo, perché comunque si vede che è itinerante la cosa e non è detto che uno è normale che abbia anche altri impegni e non può venire. Sì, diciamo Però che. già 100 persone in più sono veramente No, no. tante, Diciamo considerato che. che comunque è ripresa la vita normale. Però. Alla vostra destra potete vedere l'uscita di Incisa Reggello dove stanno tagliando l'erba. Tre trattori in autostrada. Ma da chi è sponsorizzata l'uscita? Da chi è gentilmente Uscita fornita da l'uscita? autostrade in questo caso, Sì. autostrade Siria. I problemi delle E autostrade sono anche loro. visto che la Foxy sostiene la bigotta UNICEF, ok? Ok. Foxy Cotton, però Questo è c'è un una viaggio. domanda, Vai, vai. nella chat, una domanda di Mimmo Casciulo che chiede a Andrea: Andrea, come fai a essere così bello, bello, bello in modo assurdo? Guarda, io Vuole sapere. non vedo Mimmo chi è in Casciulo chat. chiede No, come no, fai ma a non essere così esiste. bello, bello, Ma bello in modo assurdo? non esisterà questo Mimmo Casciullo, guarda, non è C'è, possibile che c'è, qualcuno. c'è. Lo puoi vedere in chat, lo puoi vedere in chat. Ah, No? ok, posso vedere in chat. No, e Commenti, infatti sì. E infatti non Maria c'è. Lenzo diceva, io lo sapevo, diceva, io lo sapevo. Oddio ragazzi, però adesso non so come tornare. Aspetta, aspetta. Ah, ok, va bene. Non lo so, l'abbiamo perso. No, Ci siamo sono qua, perso. sono qua. Sono qua, mi Ok. vedete? Mi vedete? E però non ha Dopo? risposto alla domanda, scusa. Niente, lui Ah. no, lui tergiversa, cioè questi romani. Ma mi vedete? Non vi Aspetta, vedo e non vi qui sento. siamo. Aspetta, gira Ah, vedi la ok. manovella. Allora, Funziona? Ci senti? Tu ci senti? Ci sento, sì, vi Ci sento, sì, non vi senti? vedo. No. Mi sentite? Sì, io vi sento. Prova a collegarti col tuo. Provo a collegarmi col mio. Senti? Io vi sento. C'hai il vedere quanta rete c'hai? Vi sento. Ok. Mi sento. Non va Vi la rete. sento. Arriviamo con il muletto, aspetta un attimo.
basta che faccia così, no? Voi mi sentite però? Quello che ti ho mandato, sì, ok. Stai entrando, consenti, stai entrando nella trasmissione, il microfono funziona, ok, cosa devo fare? Entra nello studio. Sì. Ah, serve un nome. Arriviamo, aspetta. Ci siamo. Sì, sì. Mi sento. Aspetta che stacco, si sta collegando, eccolo qua. Andrea, ci sei? Sì, sì, io vi sento, vi ho sempre sentito. Voi mi sentite? Ok, allora aspetta che facciamo cambio telefono. Va bene. Anch'io li vedo e li sento, però no. Adesso non li sento più. Mi sentite? Ok, vai. Ma io vi sentivo, vi vedevo. Sì, no, sì, no, ma no, io sono la videocamera. Adesso okay. Alza il volume, vediamo se cosa. Si ringrazia la rete italiana 4G che andrà in 5G e non andrà un cazzo comunque. E anche gli ombrelli Susino. Ombrelli per ogni occasione. Qua c'è qualche parlamentare che ha messo la... E anche è offerto gentilmente da La Pigna. La Pigna, eccolo qua. La Pigna. Comunque. E dopo lì al caffè letterario si potrà andare a dormire il sabato sera. Tutto riprenderà la domenica, giusto? Sì, giusto. Mi sentite? Sì, mi sentite. Alle 10.30 torneremo alla CAE. Oh, no, che calore! Devo dirvi... Ma dai, ma mettete, aprite. Okay. Scusate, ma aprite veramente il finestrino, si sente uguale. Aspetta, perché non puoi parlare, non puoi urlare. C'è Luana HC che dice saludos. Ah, saludos. Saludos. A todos. Poi dice, è una mia amica messicana, ecco, e Maria Lenzo dice, io vi vedo e vi sento. No, era vecchia, poi, era vecchia quella cosa. Luana replica nuovamente, saluto desde México, ok? È di Ciudad Juárez, vicino al confine. E poi chiede sempre, come fa Andrea ad essere così bellos in modos assurdos? Dove è andato? C'è congelato di nuovo. Adesso ci prendiamo un colpo. Sì. No, ok, eccolo qua Andrea. Sei? Cioè, così facciamo andare dietro. Wow, ci senti? Da casa ci sentite? Intanto Andrea ci sta facendo fare un giro turistico del caffè letterario. Si sta fumando una sigaretta, si guarda attorno con fare sospetto. Non so se ci senti. Ci senti Andrea? C'ha gli auricolari. Andrea, ci senti? No, fagli. Secondo me. Ah no, c'ha il muto. Andrea, c'ha il muto. Hai il microfono muto. Andrea, il microfono muto. Devi smutare. Non siamo su Clubhouse. No, devi smutarti. C'hai il muto? Attiva il microfono. Microfono muto.
subito. Esci e rientra. Eccoci. Però non sento io a voi. Okay, non vi sento. Ci sentiamo. Tu ci senti? Mi sentite? Sì. Mi senti? Ma io non sento voi. Sì. Ah, tu non senti? Io parlo, ma non lo sento. Aumenta il volume. No. Ci senti? Ci senti? No. No? Esci e rientra. No. Forse dobbiamo entrare e uscire noi. No. Aspetta. Suona il contrabbasso senza il contrabbasso. E come faccio? Stop. Questo è gentilmente offerto da Mental Bio, zenzero e limone. Capito che guardate, guardate chi c'è. Chi c'è? Aspetta, c'è Mirko. Io non posso guardare. È piccolo, non lo vediamo. C'è Mirko. Mirko che è venuto a portare le sue opere, adesso andiamo a installare. Wow! Fermalo perché dobbiamo pianificare la diretta. Dobbiamo pianificare la diretta. Vabbè, dai, c'è un raduno per pianificare la diretta con Mirko, dai. No, c'è un raduno intero. Sta qui accanto a me, sta qui. Lui no, è più importante. No, perché ci siamo già sentiti due settimane fa. Comunque ragazzi, io vi auguro ancora buon viaggio, devo dargli una mano, è arrivato un po' prima e quindi lavoriamo, buon viaggio verso Roma e insomma vi aspettiamo come aspettiamo tutti quanti domani dalle 15 alla città dell'altra economia. Tanto arriverete proprio per le 3, quindi c'è un elicottero che sta atterrando in autostrada, va bene, comunque. Ottimo. Grazie Andrea, ci vediamo più tardi, siamo a 22 km da Arezzo. Non fumare troppo. Ah, 22 km da Arezzo? No, vabbè, ho approfittato adesso. E ricordati che le tue sigarette sono offerte da Aveno Baby. No, Aveno Baby, per le sigarette di Andrea. Mi pare di capire che è un viaggio molto sponsorizzato. Sì. Aspetta. Ma soprattutto è un viaggio che richiede tempo, tanto tempo. Dai ragazzi, vi saluto, io e Mirko vi salutiamo. Vi saluta, non vi sente perché ho le cuffie, però vi saluta. Ti salutano. E andiamo e così domani è tutto pronto. Un abbraccio. Grazie, buon viaggio, fate veramente buon viaggio. Ciao. Ci vediamo a Roma. Ciao. E noi rimaniamo qua, ringraziamo Luana, che poi si chiama Finna. Ciao Finna. Poi c'è Maria e poi c'era Annalisa e quelli che hanno cliccato, che hanno messo il mi piace, l'abbraccio, il cuoricino. Si possono vedere? No, non si vedono. Da qua, dal cellulare non si vede. No. Niente. Okay. E noi possiamo andare anche avanti a oltranza. Volendo, sì. Voi chiedete qualcosa sulla chat e cercheremo di rispondere. Noi esauriremo. Nel senso che noi ci esauriamo i vostri desideri. Costosamente. Se siete possiamo rimanere altri fino al prossimo autogrill. E qua tra poco ci viene un blocco alla schiena dal gran freddo che c'è. È qualcosa di drammatico. Guarda, dimmi. Queste? Quelle cosa sono? Gelè ai frutti di bosco. Vi faccio vedere solo quanto caldo c'è, perché se vedete bene le mie mani, che sono a puntini neri, questo è il volante che si sta sciogliendo. Fuori ci sono 32 gradi. Sono le 17:56 di un pomeriggio assolato. Ciao Maria Derna. Grazie.
questa si mastica o quella si però è moro o lampone? Frutti di bosco. Ma sarà moro. Te sai fare questo? Non è necessario, comunque. Cioè, possiamo anche fare. Grande meno. Magia. Grande magia. Non so, potremmo raccontare una barzelletta, un indovinello. Ti faccio un indovinello. Perché in autostrada due camion si superano? Ma questo è perché lo richiede. Perché uno dei due è un cretino. Sì, questo potrebbe anche essere. No, ma io ti chiedo, tu sai come si fa a far dire elefante a un elefante? No. Sicuro, pensaci bene. Elefante a un elefante. Allora, non posso sforzarmi molto, se no dopo non... Tu scavi una buca per terra, un metro per un metro, profonda un metro, cioè un metro cubo di... Un metro... Dai, vediamo se ci arrivi. Poi gli metti l'elefante dentro. No. Tu la devi riempire di lattine di Coca-Cola, porti l'elefante davanti che guarda e dice, elefante. Aspetta, vediamo se ci sono potete anche insultare compassionevoli. Copilota. Dai. Siamo alla velocità di 60 quasi chilometri orari perché non... Siamo all'altezza di... 10 km più di prima. No, vediamo. Secondo me saranno 11, non 10. Cioè non riesco a superare. Addirittura mi sorpassa un camion. No, guarda quanto gli sta attaccato questo. Ancora 3:01. No, era 3:01 prima. No, 2:42. Ci sono incidenti sul percorso. Acciderbolina. Comunque, gente, vi salutiamo. Grazie per l'attenzione. E ricordiamo che i sacchetti sono vuoti perché ce li siamo già mangiate tutte. Sì. Ah, però là è più fresco, secondo me. Sì. O più caldo perché c'è più caldo. Va bene, dai. C'è qualcos'altro da aggiungere, Lucio? No. Bene. Allora vi salutiamo. Saluti. Vi salutiamo e vi vogliamo bene. A tutti. Devi schiacciare fine. Il fine giustifica i mezzi. Vabbè. Non si schiaccia.